Adri, mi passi la crema solare? Adri, davvero ne ho bisogno! Non ci sono stazioni di servizio nei dintorni e le scorte che avevamo in stiva sono finite. Adri? Che poi come hai fatto a consumare 25 tubetti in 3 ore? Che buono questo yogurt! Adri, ti prego, aiutami, non voglio diventare carbone! Ma alzati da quel dannato lettino! Non posso! Ma che significa? Mi sono messo la crema ovunque, ma non avevo calcolato la trespiabilità del telo e la crema è arrivata fino al legno! Sono incollato al ponte, Adri! Ho rubato la nave di Crepeara, ho rapito Dio, l'ho preso in ostaggio e l'ho sbattuto in stiva dopo averlo narcotizzato! Stiamo scappando da Crepe che vuole scuoiarci vivi perché siamo andati sottoterra senza avvertirlo e abbiamo saltato la cena. E tu il meglio che riesci a fare è incollarti al ponte! Terra! Dove? A ore 11:48. Siamo salvi! Sì! Cavolo! No, no, ti prego, no! Se Dio esce, siamo nei guai! Adri, che è fai? È ora di alzare il... Aspetta! Ammetto che sarebbe stato meglio sigillare tutta la nave anziché unicamente l'uscita, ma ormai è fatta. Sta scappando! Addio! Non può andare peggio di così. Che altro succede? E giù, vai di vedetta! Com'è la situazione lassù? Sereno con nuvole sparse! Vuoi il permesso di far diventare Crepe una pedina? Spappolati! Preparati a passare dei guai! Dei guai molto grossi! Proteggeremo il mondo della devastazione! Uniremo tutti i popoli della nostra nazione! Denuncerre! Miau proprio... E ciò, la prossima volta che ti verrà in mente di sentirti nostalgico sarò io stesso a maciullarti il cranio. Però, sai, un po' di nostalgia mi viene ripensando a tutte le volte che Crepe ci ha spedito in ospedale. Che verso è quello? No, 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 Adri, non staccare. No, 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 no,